Amante del cioccolato? Bene, questa è la ricetta che fa per te. Ciao, sono Rosalba e questo è il mio canale, il bandolo intrecciato. Ben arrivato. Oggi prepariamo i brownies. Ecco gli ingredienti: 200 g di farina, 30 di fecola di patate, 250 di cioccolato fondente, 80 di zucchero di canna, 60 di mandorle tritate, un cucchiaino di lievito per dolci, 300 ml di bevanda vegetale e 50 di olio di semi. Come prima cosa mettiamo a bagnomaria il cioccolato, quindi prendiamo un pentolino più grande e uno più piccolino, sotto mettiamo l'acqua calda e sopra il pentolino dove spezzettiamo il cioccolato. Mettiamo sul fuoco e lasciamo sciogliere. Nel frattempo prepariamo le nostre mandorle, le tritiamo, anche grossolanamente va bene. Questo cioccolato invece sono 50 grammi, vediamo dopo a che cosa ci servirà. Ho riunito tutti i miei ingredienti secchi, li ho messi dentro una ciotola e li mescolo per bene. Questo passaggio lo faccio con la frusta, ma ti consiglio di usare una forchetta o un cucchiaio per fare il prossimo passaggio. Unisco ai miei ingredienti secchi il latte, non tutto, diciamo 2/3, e l'olio. Questo passaggio va fatto molto velocemente, quindi aggiungo anche l'olio. Comincio a mescolare la farina con il latte e l'olio in questo modo, e poi vado ad aggiungere il cioccolato fondente, bello caldo, mi raccomando. Come ti ho detto, secondo me è meglio usare il cucchiaio, quindi mescola, vedi tu come ti trovi meglio energicamente. Vai a unire le mandorle tritate nel latte rimanente. Mescola un attimino e poi unisci al resto del composto. Ho preparato una teglia da forno 20x28, ci metto il composto, lo stendo per bene, ci metto sopra le mandorle tritate in forno a 170 gradi per 30 minuti. Nel frattempo, ecco a cosa mi serve il cioccolato, quello che ho messo da parte. Faccio sciogliere anche questo e su un foglio di carta da forno vado a disegnare con un cartoccetto riempito di cioccolato fuso i miei cuoricini, che utilizzerò dopo per la decorazione. Questi li puoi mettere in congelatore o li puoi lasciare semplicemente raffreddare così a temperatura ambiente. Ecco qua. Quando i brownie sono quasi pronti, vai a preparare la crema per decorarli: 70 g di zucchero a velo, 50 g di amido di mais e 500 ml di bevanda vegetale. Mescolo bene per non far formare i grumi. Poi mi sposto sul fuoco e vado a cuocere per 10 minuti, rimestando sempre continuamente. E così si fermerà la nostra crema. I brownies nel frattempo sono pronti, quindi li vado a tagliare, vado a fare 12 quadratini. I brownies sono ancora caldi, li vado a tagliare così per facilitare il passaggio. Ecco qua, i nostri brownie sono pronti, li puoi mangiare già così, una volta freddi, oppure li puoi andare a decorare come ho fatto io. Puoi usare la crema che abbiamo preparato insieme, così bianca, oppure la puoi colorare per rendere un effetto un po' più allegro. Decorala col cuoricino di cioccolato e voilà, la merenda è pronta. Spero che anche questa ricetta ti sia piaciuta e ti torni utile. Lasciamelo detto in un commento e lasciami un bel like. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Clicca sulla campanellina. Ciao, alla prossima ricettina!